Albania, Iran, Spagna, Argentina, Somalia. Sono 30 anni che la ditta De Marchis costruisce ponti, dighe e strade. Abbiamo affidato il nostro nome ad opere colossali che testimoniano che per noi non c'è stato mai nulla di impossibile. Ed è per questo che ho deciso di accettare la costruzione di questi viadotti al Congo. Ma siamo in una regione selvaggia, bisogna calcolare i pericoli. Per questo c'è anche la febbre gialla. Ma quando mai gli ostacoli ci hanno fatto paura? Voi dite calcolare, ed io vi rispondo che noi i calcoli li facciamo per costruire, non per crearci delle difficoltà. Vorrei non avere questa maledetta gamba. Domani arriverò dal monte della Somalia e vedrete che lui non farà tante storie. A proposito, Valli, siete a giorno con la contabilità della diga? Quasi, ingegnere, se ne occupa Serrati. È la sua partita. Vi raccomando che dal monte trovi tutto in ordine, eh? Sì, signore, anzi, se non avete più bisogno di me. No, potete andare. Allora, signori, cosa facciamo? Signor Serrani. Dopo. Avete bisogno della macchina per i vostri conti? Semmai più tardi, grazie. Ho finito ora il mio lavoro. Va bene. Insomma, per concludere io vi dico che malgrado la febbre gialla, i pericoli e il resto, non rinunceremo a questo lavoro. Per fortuna, dal monte non ha paura che li possano impedire di accettare. Signori, arrivederci. Andate già via, signor Serrati? Sì, vado a casa. Se il signor Valli mi cerca, diteli che non mi sentivo troppo bene. Va bene. È in casa mia sorella? No, signore, c'è la signorina Maria di là. Bene. Gianni, vieni a salutare Maria. Ciao, zia. Buongiorno, Maria. Buongiorno, Gianni. Come mai così presto? Avevo un po' di mal di testa. Sai dov'è Anna? L'aspettavo anch'io, ma è uscita con Ruggero. E visto che ritarda, vai via? Sì, ho fatto tardi. Devo ritornare in ufficio subito. Perché? Perché manco da più di un'ora. Ma no, già sei andato alla banca. Gianni delle volte pianta l'ufficio delle mattinate intere. Quanto deve? 3,50. Ha maggior libertà di me? No, vuol dire che si destreggia meglio. Va bene, avevo capito. Che cosa? Che lui ha tutte le virtù e io ho tutti i difetti. Tenete. Grazie. No, proprio tutti no. Va bene, andiamo. Io non voglio avere osservazioni, capisci? Oh, nemmeno da me. Ma che c'entra, tu sei la mia fidanzata, no? Sai che dice sempre mia zia? No, che cosa dici? Che un uomo non dovrebbe mai far capire alla propria fidanzata che razza di marito sarà. Cerca di ricordartene. Va bene, amore, andiamo. Lascia, apro io. Ciao, Gianni, come va? Addio, zia. Addio. Mi ha accompagnato Ruggero. Figurati che mi diceva... Anna. Che c'è? Devo parlarti. Parla. Ma non qui. Oh, roba seria. Ma ascoltami. Dunque, come ti dicevo, quel bel tipo di Ruggero... Anna, ti prego, ascoltami. Oh, scusa, dimenticavo. Che c'è?
Di chi siamo innamorati questa volta? Ma guarda qui, come sei disordinato. Ecco, così siamo più carini. Anna, volevo dirti che mi trovo in una situazione disastrosa. Scherzi? No. La contabilità dei lavori in Somalia, per la diga dell'ingegnere Dal Monte, era tutta in mano mia. E con questo? Mi mancano 120.000 lire. Uno sbaglio? No. Ma allora? Le ho prese io. No. Sì, Anna. Sì, sono disperato. Oddio. Ma che hai fatto? E allora capisci? Dovevo colmare le prime 10.000. Ne ho prese delle altre. Non capivo più nulla. Oddio. E ora? E ora? Bisogna pagare. Non se n'è ancora accorto nessuno? Nessuno. Ma è questione di ore. La zia ci potrebbe aiutare. E che può fare la zia con la sua piccola pensione? Ma è la prigione, capisci? Aspetta, aspetta. Lasciami pensare. A chi ci si potrebbe rivolgere? Ruggero. Ruggero? Sì. No. Tu sai che non ha troppa simpatia per me. Ma questo non significa nulla. Quando saprà... Oh, no, 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 è impossibile. Ma non c'è nessun bisogno che sappia. Gli parlerò di un debito. Gli dirò che ti sei impegnato con gente senza scrupoli, capace di rovinarti. Forse è l'unica strada. Credi? Mi pare di sì. Allora non c'è da perdere tempo, occupatene subito. Certo, andrò al suo ufficio. Ma su, sii forte. Non ti far vedere con quella faccia della zia. 120.000 lire. Ma è una pazzia, carana, una pazzia. E dove li ha messi tutti questi quattrini? Ormai è inutile fare il processo a quello che è avvenuto. Dobbiamo restituire e pagare tutti insieme. Restituire? È facile dirlo, cara. Bada, non perderesti un centesimo. Sarebbe un prestito. Ma tua zia? Non può far nulla. Non ha che la sua pensione. No, voglio dire, che cosa ha detto tua zia? Ah, non lo sa. Era inutile darle questo dolore. Ho preferito agire da sola. Scusa un momento. Pronto? Sì, ufficio rappresentanza Ferrero. Chiamerò io fra 5 minuti. Sì? Sì, va bene. Senti, noi non siamo un fratello e una sorella come tutti gli altri. Lo sai. Siamo soli al mondo. Ma tu hai me. Ma lui non ha nessuno. Non posso abbandonarlo. Ma chi ti chiede questo? In fondo io sono un uomo. E non è giusto che... Quante cose non sembrano giuste quando tutto va bene. Che vuoi dire? Nulla. Nulla. 120.000 lire sono il mio lavoro di 2 anni. Hai ragione. Ma scusa, Ruggero, se entro in certi particolari. Non hai la somma che ti lasciò tuo padre? Sì, ma di quella somma non ho mai toccato un centesimo. Osservata per ammogliarmi. Senti, non posso mica farti abitare in una stanza mobiliata per pagare i lussi e i capricci del signorino. Oh, senti, in fin di conti non si tratta che di un debito. Vuol dire che chi è stato così sciocco da prestare tutti quei quattrini aspetterà. Ha il suo stipendio, no? Pagherà. Pagherà un po' alla volta, è tanto normale. Sì, sì, sarebbe normale. Ma guarda, Ruggero, io non insisterei se... Ma allora tu mi nascondi qualche cosa? Che c'è sotto? Niente. Ti assicuro. Bada che in questi ultimi tempi Gianni non mi piaceva proprio. Te l'ho anche detto. Ma tanto te lo vizi un modo. Perché sei così scioperato, è anche colpa tua. Sì, colpa tua. Va bene. Va bene. Non ne parliamo più. Mi servi ancora, Anne? No. No. Brava. E dia a Gianni che si regoli come ho detto io. Vedrai che tutto si accomoderà. Speriamo. Arrivederci. Ciao, Annine. Ciao. Gianni. Beh, com'è andata? Non ne vuol sapere. Me l'immaginavo. E tu? Sei stato in ufficio? Sì. Ci sono novità? Sì, è arrivata Dal Monte. Oddio,
E t'ho visto? No, no, fortunatamente no. Meno male che abbiamo una settimana di tempo, perché pare che vada per un po' di giorni a Cervinia per riposarsi. Gianni, se cercassimo di parlargli... Ma che, d'un'intransigenza? Eppure sarebbe una strada. Ma non insistere, è proprio lui che mi ha raccomandato la ditta. Ti pare che io possa andargli a dire? Cerchiamo qualcun altro, fra gli amici del povero papà. Non abbiamo più frequentato nessuno, lo sai. Se ne parlassi a Maria. Maria? Sì, è gente che sta bene, gente ricca. Mi ha appunto invitato in campagna. Potrei telefonarle che accetto. Sì, ma senza dirle che... Naturalmente, inventerò qualche cosa, che ti è capitato di fare una speculazione, non so. Maria è buona. Ma Maria non può disporre di 120.000 lire. Lei no, suo padre. Comunque proviamo. Telefoniamo da questo bar. Pronto? Sì, la signorina Maria è in casa, ma sta per uscire. Oh, aspettate. La signorina Anna. Dimmi, Anna. Sì, sono io. Ma ti pare, sei tu a fare un regalo a me. Però avrei bisogno di vederti al più presto. È vero che stai per uscire? No, no, sono anch'io fuori di casa. Come vuoi. Benissimo. Dato che stiamo a due passi, ti raggiungo. Cameriere, cosa prendete? Un'aranciata. Due aranciate. Io ti lascio, eh? Tanto Maria verrà subito. Sì, certo. Mi raccomando, telefona. Io sono in ufficio. Sì. Quanto piacere favorirei te e tuo fratello. Ma non credo che papà in questi momenti... E poi così all'improvviso... Forse fra 10 o 15 giorni... È impossibile. Sono di quell'occasione che bisogna prendere a volo. In ogni modo non importa. Fammi un altro piacere piuttosto. Ho un'altra possibilità, ma bisogna che mi assenti da Torino. Tu mi hai invitato in campagna. E spero che verrai. No. Però è necessario che i miei mi credano da te. Che cosa vuoi fare? Un tentativo. Per Gianni è molto importante. Signorina, ecco la posta. Scusate, prego. L'ingegnere Dal Monte. Lo conoscete? Certo. È sceso giù alla taverna. Grazie. Prego, signorina. A voi il solito. Più tardi, adesso è presto. Scusate, ingegnere. Non siete l'ingegnere Dal Monte? Sì. Io sono Anna Serrati. Serrati? Ah, la sorella di Serrati, di Gianni Serrati, non è vero? Sì. Ora vi ricordo benissimo. Gianni, già. Gianni è un mio bravo collaboratore. E come mai siete qui? Sono in vacanza. Anch'io sono scappato per riposarmi, per starmene qui solo e un po' tranquillo. Volete prendere qualche cosa? No, grazie. Scusate se non vi ho riconosciuta subito, ma voi come avete fatto a riconoscermi? Sapevo che eravate qui. Ah. Sì, e anzi desideravo parlarvi. Dite pure. Ma qui non so se... Andiamo di là. Allora volevate dirmi? E a proposito di mio fratello, voi siete stato tanto buono quando vi fu raccomandato da un amico del nostro povero papà. Mi piacque subito, molto ragazzo, forse troppo ragazzo per il posto che gli affidavamo, ma era serio, il suo è un incarico di grande fiducia. Spero che abbia fatto bene. Vorreste che mi interessassi di lui? Sapeste quanto ho dovuto lottare io per riuscire, io che non ho mai avuto un appoggio quando ho cominciato. Se il vostro fratello lo merita, sono disposto ad aiutarlo molto volentieri. Era questo che volevate? Sì. Lasciatemi tornare in sede e appena là ne riparleremo. Grazie. Ma... Ah, mi sembra di rivivere qui. Guardate, che bello, eh? Vogliamo uscire sulla terrazza? Volentieri. Vedrete, vedrete che panorama. Stupendo, magnifico. Scusate, signorina,
Avete mai notato la strana sensazione che si prova stando lassù? Quale? Tutto diventa piccolo, trascurabile. Gli uomini non sembrano che delle formiche. Pare strano che si debbano affannare per le loro ambizioni. È vero. Però quando si ritorna al piano, tutto ricomincia come prima. È giusto. Bisognerebbe sempre avere la possibilità di guardare le cose dall'alto. A voi piace la montagna? Molto. Ci venite spesso, eh? Sì, fino a qualche anno fa. Quando era ancora vivo mio padre, era diverso. Ah, oh, scusate, signorina. Abbiamo passato intere settimane in un rifugio. Allora siete alpinista? Lo ero. Ingegnere? Scusate. Oh, Vic, ti aspettavo. Buongiorno. Vi ho portato il tracciato dell'escursione, ah. Eccolo qua. Mi pare chiaro, eh? Chiarissimo. Mi dispiace di non potervi accompagnare, ma domattina sono impegnato. Comunque, se il tempo è bello, l'escursione non è difficile. Grazie, Vic. Prego, vi occorre altro? No, addio, Vic. Arrivederci, ingegnere. Fate le cime bianche domani? Avrei quest'idea. Mi portereste con voi? Con me? Sì. Ma badate che è difficile, vertiginoso. Sì, lo so. Ho già tentato un'altra volta con papà. Non siamo arrivati in cima perché il tempo si guastò. E mi dispiace molto. Io quando mi prefiggo una meta voglio raggiungerla a tutti i costi. Ah, allora voi, signorina, siete proprio come me. Qui sarà meglio legarci. Quando venni con papà ci siamo legati prima, fin da là sotto. Ah, e perché non me lo avete detto? Io non pensavo di essere con una signorina che poteva avere paura. No, io non ho paura. Mani in alto. Ecco. Ecco qua. Vedete? Un'escursione in montagna è un po' come un matrimonio. Con questo anello io vi leggo a me per tutta la durata della gita. E ricordatevi che la moglie ha il dovere di seguire il marito. E il marito ha quello di fornire alla moglie i necessari alimenti. Grazie, brava. Mettetevi in forza. Ora, prima di muovervi, aspettate che io sia lassù e abbia fissato bene la corda. Siamo intesi? Adesso tocca a voi. Su è ancora bello, ma dal basso viene la nebbia. Saliamo lo stesso. No, sapete, mi sembra che sia meglio scendere. Ci vorrebbe ancora un'ora per arrivare alla vetta. E abbiamo il pericolo della nebbia. Ah, ma se lo dite per me, andiamo. Ci tengo più di quanto possiate immaginare. Come? Non capite, vero? Ma ho associato a questa piccola vittoria sulla montagna qualcosa che mi avete detto voi ieri. Che cosa? E quando si guardano gli uomini dall'alto si vedono diversi e si giudicano diversamente anche le loro azioni. Sì, però questa non è una ragione per mettere in pericolo la nostra vita. Ah, avreste paura, non siete una signorina. Io? Andiamo.
Avete visto se avevo ragione? Guardate come sale la nebbia. Sono stanca, lasciatemi riposare un momento. No, no. Adesso bisogna fare quello che dico io. Bisogna scendere immediatamente. Un minuto, appena un minuto. No, no. Se non riusciamo ad arrivare al rifugio in meno d'un'ora, ci tocca pernottare in montagna. Su, alzatevi. E dov'è il rifugio? L'abbiamo lasciato alla nostra destra. Venite. Vi duole molto? Oh no, una scalpitura. Sono gli incerti di chi va in montagna. Ingegnere, vorrei chiedervi scusa. E di cosa? Per avermi fatto del male? No, ho un po' di rimorso, perché tutto è successo per causa mia. Ma non è successo nulla, una passeggiata nella nebbia. E poi la colpa è più mia che vostra, a dire la verità. E sono io che non dovevo cedere, a rischio di farvi dubitare del mio coraggio nelle audacie alpinistiche. Oh, il tè. Vedrete. Questo ci rianimerà. Aspettate, ho anche dei biscotti. Sedete, vi servo subito. Tutto è bene quello che finisce bene. Questa gita movimentata resterà nel nostro ricordo come un'avventura molto piacevole. Un'avventura che non è ancora terminata, però. Si intende, non siamo che al primo capitolo e spero sia il più burrascoso. Vedete, se invece di essere un ingegnere, un uomo di calcolo, io fossi un bravo romanziere, uno scrittore, il secondo capitolo lo chiuderei accanto al fuoco. Sarebbe troppo breve. È che se dovessi continuare non saprei che cosa scrivere. Voi che direste? Non lo so. Quello che ho in mente ora non potrebbe avere successo. Mancherebbe il lieto fine. Io prima di tutto farei prendere il tè ai due protagonisti. Che ne dite? Ah, certo, prendiamolo. E poi? Non so, lo prego, lasciate. Non è mica facile. Come si fa a immaginare la storia di un personaggio quando lo si conosce tanto poco? Io non so quasi nulla di voi. Io invece so molto sul conto vostro. Ah, sì? So che siete un ingegnere bravissimo e terribile. So che sapete fare i calcoli più difficili e più ardui senza sbagliare mai. Che siete severo come un giudice. È vero. E che ottengo sempre quello che voglio, lo sapete? Ma non crediate che sia soltanto questo. Vedete, ho vissuto molto tempo solo. E a vivere soli, anche ad essere un ingegnere, anche ad essere un arido calcolatore, ci si abitua a fantasticare e a sognare. Sareste poeta? Non posso crederlo. Eppure è così. Sappiate che ogni volta che inizio un lavoro mi costruisco una piccola baracca proprio vicino al cantiere. Anche laggiù in Somalia, dove mi trovavo adesso, avevo una casetta di legno. Accanto alla diga, dove avevo portato tutte le mie cose. La sera, quando i lavori cessavano, io mi rifugiavo là dentro. E il fiume che correva di sotto era il mio solo compagno. Mi sembrava che l'acqua portasse via tutti i miei sogni. Ed è proprio per questo, perché rimanevo là dentro, senza sogni, senza desideri né illusioni, che ho potuto resistere laggiù tanto tempo. 3 anni. Come lo sapete? Mio fratello. Ah, già, è vero. Avrei dovuto condurlo laggiù con me, vostro fratello. Lui sarebbe stato un amico per me. Quello che è venuto mi ha dato delle noie. Perché? Che è successo? Non ero una persona troppo scrupolosa. Ho preferito spedirlo subito. Ma basta. Torniamo al nostro romanzo. Adesso tocca a voi. Come concludereste? Non lo so, è difficile perché l'ingegnere... Io? Ah, no. Se facciamo il caso personale è troppo imbarazzante. Avete ragione. Ma pensate che infine si tratta soltanto di fantasie. Dunque? La protagonista potrebbe avere una simpatia per l'ingegnere. Non credo probabile che un orso del mio stampo possa essere capace di provocare quello che si chiama un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine, non confondete. Ho detto simpatia. Ah, giusto. E allora? Allora la ragazza ne potrebbe essere intimidita. Non avere il coraggio di parlare. Pur avendo un gran desiderio di dire qualche cosa.
Avete udito? Udito che cosa? No, m'era parso. Sentite, signorina Anna. Fingiamo che i nostri protagonisti si chiamino come noi e si trovino sperduti sulla montagna. Soli. E che Andrea a un tratto abbia un pensiero assurdo, pazzesco, e dica... Naturalmente è una cosa che può accadere solo in un romanzo, che le dica, insomma, signorina Anna, quando... noi torneremo a casa, mi volete sposare? Che dite? È Andrea che ha chiesto alla signorina Anna se vuole diventare sua moglie. E badate che Andrea ottiene sempre tutto quello che vuole. Dunque, che cosa potrebbe rispondere Anna? Potrebbe rispondere di sì. Signore! Signor Dal Monte! Dove siete? Questo è Vic. Vic, come va? Signor ingegnere, Dio sia lodato. Avevo paura che non ci fosse. Veramente, abbiamo penato un po'. È prudente scendere subito. Andiamo pure. Ma la signorina è stanca. Aspetteremo un momento, però bisogna andare perché il tempo peggiora e può durare qualche giorno. E perderete la festa delle guide di questa sera. Ma non c'è pericolo con questa nebbia. Oh, io posso condurvi in basso ad occhi chiusi. E se lo dice Vic, potete esserne sicura. Roby! Adesso il bacio! Scusa. Ma che cosa è accaduto? Sono un po' stanca. Stamane sulla montagna eravate diversi. Avete riposato? Pochissimo. Io ho sognato ad occhi aperti. Questa volta i sogni saranno rimasti con voi. Non c'era davvero il fiume a portarvi di via. Infatti. Ma che cosa avete? Qualche preoccupazione per mio fratello. Oh, saranno sciocchezze. Non siete piuttosto pentita di quel sì che Anna ha detto ad Andrea? Perché non rispondete? Ma che cosa fate voi? Che sono queste lacrime? Scusate, sono tanto stanca. Vorrei andare via. Potrei vedervi domattina. Ma certo. Quando volete. Vi sentite male? No, no. Allora sta bene alle 10. Ho molte cose da dire. Arrivederci. Scusate, prego. Avete veduto l'ingegnere Dal Monte? L'ingegnere Dal Monte? È partito stamattina e ha lasciato questa lettera per voi.
Fatemi preparare il conto, parto subito. Va bene, signorina. Oh, Anna, sei qui? Quando sei tornata? Mezz'ora fa. Sono andata a casa e t'ho raggiunto subito. Ma che notizie hai dell'ingegnere? È a Torino, sarà qui fra poco. E Maria? Non sono stata da Maria. E dove sei andata? A Cervinia. A Cervinia? Ma anche dal monte era a Cervinia. Ci sono andata per questo. Maria non poteva far niente. Hai chiesto i denari a dal monte? No. Volevo soltanto pregarlo di tenere i conti in sospeso per qualche tempo. Intanto avremmo cercato di provvedere. E gli hai parlato? No. Non mi è stato possibile. Perché? Non è un uomo come tutti gli altri. Te l'avevo detto. Poi le cose sono precipitate. In che modo? Nel più assurdo. Ma spiegati. Vieni, vieni, De Marchis ti aspetta. Oh, sta attento, eh? Vedrai che di per lì non ti dirà nulla, ma dopo ti proporrà un nuovo lavoro al Congo. Una cosa inaccettabile. Gli hanno detto tutti di no, tutti. E quando mi ha chiesto di divenire sua moglie, per un momento sono rimasta come soggiogata. Mi è quasi sembrato che fosse possibile. È enorme. Lo so, ma io pensavo a te. Poi, poco alla volta sono stata presa da un desiderio di ribellione, tanto più forte in quanto non potevo far nulla. Lui crede di dominare le persone come domina le cose. Ora quasi lo odio. Ma come potrò parlargliene? Anna, non sei più tu che devi parlare. Un uomo può essere ladro senza arrivare addirittura a questo punto. Gli parlerò io. Che gli dirai? Quello che avrei dovuto dire subito. Che ho rubato. Non lo farai? Devo farlo. Io ti sono riconoscente per la pazzia che hai commesso, ma non posso permettere. Ma non capisci? Se gli dirai che io sapevo tutto, sarà peggio. Penserà che ho tentato di adescarlo. No, Anna. Non gli dirò che tu sapevi. Sarai libera di agire come vorrai. Ma Ruggero? Ruggero non deve neppure sospettare. Ah. Ci siete anche voi, signorina. Mi fa piacere rivedervi. Come va, Serrati? Bene, ingegnere. Vedo che mi avete preceduto. Vi ho lasciata in montagna e siete arrivata prima di me. Avete cominciato a riflettere? Ne ho parlato a Gianni. Ah, bene. E allora che ne dite, Gianni? Ho purtroppo qualche anno più di lei, ma non credo che... Signor Serrati, vi desidera il ragioniere Valli. Con permesso. Non è troppo incoraggiante. Ha qualche contrarietà. Mi sembra di avervene accennato. Non sapete di che si tratta? Non so, non mi dice mai niente. Cercherò di saperlo io. Vi prego di lasciar fare a me. In questi vostri conti c'è qualche cosa che non capisco. Dove? Qui, precisamente. E alla zia avete detto? No. Avete fatto bene. Perché? Ma dico così perché tutto quello che fate voi non può essere che ben fatto. Naturalmente però un giorno me la farete conoscere questa via, non è vero? Sarebbe meglio che non aveste un'opinione così elevata di me. Sono un po' parziale in vostro favore, ma è una cosa naturalissima e anche logica. Finora non ho fatto che lavorare senza aver avuto molte altre soddisfazioni. Ma oggi penso che la vita mi ha riservate gioie che non mi aspettavo. Però il momento più bello fra tutti per me ancora una volta sarà quello in cui voi mi confermerete per sempre il vostro sì. Ma se cambiassi idea? Non è possibile, mi sento sicuro di voi. Perché non potreste ammettere neppure per un'ipotesi che io possa aver ingannato la vostra buona fede? No, altrimenti non potrei amarvi. Ma supponete che fosse così? Se mi ingannaste? Allora non costruirei più né dighe, né ponti, né strade. Mi cercherei un piccolo rifugio e aspetterei là che voi vi decideste a venirmi a dire quanto siete stato pazzo a credere che avessi potuto ingannarvi. Ve ne andate? Sì, arrivederci.
Anna. Oh, buongiorno. Come mai sei qui? Ti cerco da 3 giorni. La zia mi ha detto che eri da Gianni. Sì. Dove sei stata? Da Maria. Sei partita senza avvertirmi, senza scrivermi una riga. Ho l'impressione che tu abbia i nervi. Non ho i nervi. Penso soltanto che avresti potuto essere più gentile con me. Chi c'era con voi anche? Diversa gente. Anche uomini? Anche uomini. Ti hanno fatto la corte, naturalmente. No, mi era appiccicata sul petto un cartello dove c'era scritto «Non mi guardate, sono la fidanzata di Ruggero». Ti trovo cambiata. Non sono cambiata, sono preoccupata. Dovresti sapere. Per Gianni. Naturalmente. È permesso? Avanti. Oh, venite, venite, caro Dal Monte. Accomodatevi, prego. Stavo sistemando un po' il mio ufficio. Oh, beh, credo che non avrete il tempo. Perché? Vorrei che partisse per il Congo. Ah, lo so. E so pure che non ci vuole andare nessuno, per paura della febbre gialla. Per fortuna che voi non avete questa paura, eh? Ascoltatemi bene, De Marchis. In 10 anni che sono qui io non ho mai discusso. Mi sono recato ovunque non misurando mai né fatiche né rischi. Ma questa volta proprio non posso. È la ragione. Ormai desidero fermarmi qui. Ho intenzione di prendere moglie. Datele a me, ripensateci e non ne farete niente. È che io sono innamorato. Innamorato? Voi? Anch'io sono stato innamorato. Innamorato a cotto. Ero sul punto di fare una pazzia. Ebbene, sapete come mi regolai? Mi rinchiusi in un'officina e lavorai come un pazzo. Dopo una settimana avevo rovinato 3 o 4 macchine, ma in compenso avevo completamente dimenticato l'oggetto dei miei sogni. Fate così anche voi, datele a me. Volentieri, ma c'è una piccola differenza, caro De Marchis, ed è che io non desidero affatto dimenticare l'oggetto dei miei sogni. Ah, ma non sapete che sarebbe una pazzia? Una moglie. Non vi potreste più muovere. E chi sarebbe questa sirena? Dove l'avete pescata? Il nome non posso dirvelo. Non mi ha ancora detto il sì definitivo. Anche la smorfiosa, la signorina. Cos'è? Crede forse di abbassarsi a sposare uno di noi? Vorrebbe un romanziere? Un poeta? Un cantante della radio? Date retta a me, non pensateci più e partite. Non è il caso di insistere, De Marchis. La cosa è molto più seria di quello che voi possiate credere. Ma, fate come volete. Peggio per voi. Posso andare? Buongiorno, ingegnere. Oh, buongiorno, ingegnere. Buongiorno. 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 Bentornati, ingegnere. Buongiorno. E De Marchis è sempre lo stesso originale. Ho una cattiva notizia. Cosa c'è? Si tratta di Serrati. Cosa? Non posso dirtelo qui. Ha rubato alla ditta 120.000 lire. No, è così. Ne sei sicuro? L'ho scoperto io. Del resto ha tutto confessato. Mi ha detto che te ne avrebbe parlato. Vieni. Ma come ha potuto? Facilissimo. Era lui che aveva la contabilità della diga. Tutto quello che si riferiva a quei lavori passava per le sue mani. Scusa, ma gli assegni dovevi firmarli tu, se non sbaglio. Sì, li firmavo io, ma era Gianni che indicava la cifra. Pare che abbia giocato in borsa. E ha confessato tutto? Tutto. Dov'è adesso questo disgraziato? Nel suo ufficio, credo. Mandatemi subito di qua, Serrati. È terribile. Dite, Serrati, come avete fatto? Non me ne rendo conto nemmeno io. Una pazzia. E dov'è finito tutto questo denaro? Ho tentato delle speculazioni. Non ho scuse, lo so. Certo, non ci sono scuse. Non avete pensato che da un momento all'altro potevamo... Speravo di rifarmi, di restituire, ma... Passate di qua. Bisognerà informare subito De Marchis. Aspetta, non precipitiamo. Ma è necessario, e poi è il mio dovere. Lascia correre. Dimmi una cosa piuttosto. Metti il caso che Serrati fosse riuscito a rimettere a posto il denaro come aveva sperato di poter fare. Che sarebbe successo? Nessuno ne avrebbe saputo niente. E se
Che questo denaro venisse rimborsato adesso? Ma come vuoi che rimborsi? Ma rispondi a me. Non risulterebbe nulla ugualmente. Basterebbe far entrare la cifra. È vero. E allora fai così. Quanto devo avere io dalla ditta? Non so con precisione. 150, 160 mila lire. Ecco. Bene, sì. Addebita senz'altro sul mio conto privato il denaro che Serrati ha sottratto al conto e così tutto sarà a posto. Ma come? Paghi tu? Sì. Ma Del Monte, ma rifletti. 120.000 lire. Quasi tutto quello che hai guadagnato. Lo so, ma quel ragazzo è un disgraziato. Non bisogna rovinarlo. E poi questo sarebbe una macchia sul mio lavoro e non voglio. Lasciami parlare con lui adesso. Io dico che hai perduto la testa. Va, va, fa come ti ho detto. Serrati. Venite, venite. Gianni, credo che tu non sia un malvagio, ma hai commesso una brutta azione che avrebbe potuto avere delle conseguenze irreparabili. Io ho quasi 20 anni più di te e posso capire un momento di assenza, di follia. Ho già parlato a Valli e gli ho detto anche che risponderò io dell'ammanco col mio conto privato. Ingegnere. Niente, niente. Basta così. Io penso anche al colpo che avrebbe avuto Anna se avesse saputo. Immagino che lei non sappia nulla. No, non sa nulla. Ma io non posso accettare. Io desidero che tu accetti per te e per tua sorella, che era già tanto inquieta a Cervinia. Anzi, bada bene. Anna non dovrà mai sapere l'errore che hai commesso e tantomeno sapere in che modo abbiamo dovuto riparare. Perché? E le donne esagerano sempre. E poi ti vuole così bene che me ne sarebbe certamente grata. E io non voglio la sua gratitudine. Non sarebbe più serena nella sua decisione. Vai. Ma... Vai. Deve essere così. Vai, vai. Buongiorno, signor Ruggero. Mi fermo un minuto. Giusto il tempo per salutare la zia. Buongiorno, ragazzi. Ciao, zia. Mi tolgo il mantello e vengo subito. Bene. Buongiorno, signore. Come va, Ruggero? Accomodatevi. Grazie. Anna viene subito. Ma io sono venuto per salutare voi. Molto gentile. Accidenti, mi ci voleva un fante. Signora Bianca. Un 10. Ma cosa mi succede stamane? Sentite, signore. Voi siete la zia di Anna, è vero? Sì, ma questo non mi compensa da aver preso un 10 quando mi ci voleva un fante. Insomma, ascoltatemi, vi prego. Voi siete contenta che vostro nipote si sposi con me? Certamente. Che domanda. E allora dovreste farmi un piacere. Dirle che sia un po' più gentile. Perché? Cosa vi ha fatto? Niente. Ma è così distratta, così lontana. Ruggero si lamenta. Cosa c'è, qualche bisticcio? No, no, niente. Sei sicura che non sia proprio nulla? Cosa vuoi che abbia? Boh, mi sembra di vedere qualche nuvola in aria. Sono un po' nervosa, ma passerà. Arrivederci, signora. Arrivederci, Ruggero. Ragazzi miei, se avete bisogno di me, eccomi qua. Quando una donna ha quasi 50 anni è come un metropolitano a un crocicchio. Puoi segnare la strada in qualunque direzione. Addio, Anna. Io ritorno in ufficio. Abbi pazienza, Ruggero. Ammetto di essere un po' nervosa. Addio, Annine. Addio. Ciao, Gianni. Addio, Ruggero. Sei inquieto con me per quel prestito? No, no, capisco benissimo. E per l'affetto che mi lega Anna. Voglio offrire una casa che non le faccia rimpiangere lassù. Sì, sì, arrivederci. Ciao. Oh, Gianni, dimmi, che è successo? Tutto accomodato. Sì, ringraziati Dio. Com'è? Ha accettato di rimandare i conti? No. E allora?
Ma che ti importa se ti dico che tutto è accomodato? Ma in che modo? Il modo... non te lo posso dire. Hai parlato con Dal Monte? Non ho fatto in tempo. Valli, il contabile, ha scoperto tutto. Ha scoperto? Sì. È stato lui che ha messo Dal Monte al corrente. Ma allora, come è stato accomodato? Non mi tenere così in sospeso, parla! Ha pagato lui. Dal Monte? Sì. No. Sì, ha pagato lui. E vuole che tu non lo sappia. E perché? Pensa che tu non sia sicura di sposarlo, capisci? E vuol lasciarti libera di decidere, senza influenzarti con la sua generosità. Ma non è possibile. Non possiamo accettare assolutamente. Bisogna trovare questo denaro ad ogni costo. Tornerò da Ruggero e gli dirò tutto. Ah, perderai il tuo tempo. L'ho incontrato poco fa. Non ti darà un centesimo. Non credo. Quando saprà che non si tratta di un debito, non farà più questioni. Povera Anna. Coraggio. Ormai sei salvo. Sono stato un vigliacco. Dovevo presentarmi a De Marquis e dirgli di mandarmi in galera. Almeno avrei agito da uomo. Però sono ancora in tempo. Mi denunzierò, così tu non dovrai niente a nessuno. Sei pazzo. Tu non ti muoverai. A Dal Monte parlerò io. E gli dirò che sapevo tutto. Ma soltanto quando saremo in grado di restituirgli il denaro. Signorina, al telefono. Chi è? L'ingegner Dal Monte. Sì, vengo subito. Va bene, signorina. Pronto? Ingegnere? Dite. Volevo informarvi che ho parlato con vostro fratello. Mi ha detto veramente che aveva una piccola noia, ma ora abbiamo messo tutto a posto, state tranquilla. Ma no, non mi dovete ringraziare. Ma no, per così poco. Piuttosto desidererei vedervi. Volentieri. Sul tardi, però. Ho qualche commissione da fare. Credo che non sarò libera prima delle 5. Vi ringrazio, Anna. Allora vi aspetto alle 5 qui in ufficio. Va bene? Sì, va bene in ufficio perché potrei tardare. Semmai usciremo insieme. Sì, ecco. Benissimo. Grazie. Mi aspetta alle 5. Ho capito. Ma che cosa gli direi? Spero di avere il denaro per quell'ora. Dopo colazione andrò da Ruggero. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Il signor Berti? È in ufficio. Accomodatevi, signorina. Anna cara, tu qui. Che hai, sei preoccupata? Sì, ho bisogno di parlarti. Accomodati. Dimmi, che c'è? Ruggero, si tratta ancora di Gianni. Che c'è di nuovo? Avevi ragione tu. Ti ho taciuto qualche cosa. Quel denaro Gianni non se l'era fatto prestare. Apparteneva alla ditta. Alla ditta? Ma allora... Sì. Ma questo è un furto. Era impazzito. Va bene, ma ha rubato. No, no, non dire certe parole. Non sapeva quello che faceva. Ma ora bisogna pagare, capisci? Pagare subito perché è tornato dalla Somalia l'ingegnere Dal Monte e... Chi è questo ingegnere Dal Monte? La persona che rivedrà tutti i conti. Pensa, sarebbe la rovina. L'arresto. Ma 120.000 lire? Non puoi proprio. Non so. Ti scongiuro, ti prego. Quando potrò dirti tutto, capirai in quale terribile situazione mi trovo. Ma tu in queste cose non c'entri. Ti spiegherò. Dimmi ora se puoi. È una prova d'amore quella che ti chiedo. Ma non c'è altro modo? No, Ruggero. Va bene. Se non si può fare diversamente... Oh, grazie. Non puoi immaginare da che agonia mi sollevi. E per quando ti occorrono questi quattrini? Al più presto, se potessi oggi. Oggi è impossibile. Vieni qui domattina alle 11. Sì. Vorrei dirti tante cose, dimostrarti la mia gratitudine, ma non riesco. Sì, ma io pensavo di sposarmi al più presto. Invece bisognerà aspettare. Sposeremo lo stesso.
Non importa se non avremo la casa che avevi sognato. Poi Gianni ti restituirà, poco per volta, ma ti restituirà. Sì, sì. Bisogna che vada ad avvertirlo, scusami. Anna, e mi lasci così? Avanti. Oh, vieni, vieni, Anna. L'hai visto? Sì. Avrò il denaro domattina alle 11. Ah, ha detto di sì. È migliore di quanto non credessi. Ora bisognerebbe rimandare a domattina l'appuntamento con Dal Monte. Vai a dirgli che non mi sento bene. Sì. Ma che hai? Non sei contenta? Povera Anna. Oh, Anna, siete qui. Buongiorno, Dal Monte. Venivo appunto qui perché volevo domandare a Gianni, sono le 5 passate. Ma chi avete? Non mi sento troppo bene, ho mal di capo. Anzi, ero qui per pregare Gianni di avvertirvi. Mi dispiace, spero che non sarà nulla di grave. No, un po' di stanchezza. Però dobbiamo rimandare il nostro tè. Ma naturalmente, ma sedete. Vi devo confessare che sto subendo una curiosa metamorfosi. Indovinate. Non saprei. I miei libri fino a una settimana fa erano dei trattati sopra la scienza delle costruzioni, sopra la resistenza e la consistenza del cemento armato. Roba di questo genere, insomma. Adesso invece leggo romanzi d'amore, perfino libri di poesia. Davvero, sapete, se lo sapesse De Marchis, mi licenzierebbe immediatamente. E mi soffermo a guardare le vetrine e mi chiedo, questo potrebbe piacere, Anna. Vi prego. Scusate, Anna. Dimenticavo che non vi sentite bene. Volete che vi accompagni? Vi ringrazio. Mi trattengo ancora un momento con mio fratello. Fate come volete. Rimanete pure con vostro comodo e riposatevi un po'. Ci vedremo domani, allora. Qui alla stessa ora. Vi aspetto. Sì. Dovremo parlare a lungo. Va bene. Se permettete, vi telefonerò domani mattina per avere notizie e spero che saranno ottime. Grazie. Che hai? Gianni, non avrei mai dovuto avvicinare Dal Monte. Allora, lo ami? Sì. Non avrei mai dovuto avvicinarlo. Non capisco perché t'abbia cambiato l'appuntamento. Come la spieghi questa convocazione dall'avvocato? Non lo so. Avrà dei titoli. Ci sarà qualche pratica da sbrigare. Anna, cos'hai? Nulla. Non è vero. Forse se non fosse per me la tua vita potrebbe avere un'altra svolta. Saresti felice. Passerà. Ruggero è buono. Lo dici per quello che sta facendo? Anche per questo. Oh. Oh, ecco, siamo arrivati. Accomodatevi, signore. Grazie. Vi annuncio subito. Buongiorno, Anna. Ah, ci sei anche tu? Sì, sono venuto a ringraziarti. Non perderai nulla, te lo giuro. Va bene, andiamo. Ma perché hai cambiato appuntamento? Chi è questo avvocato Giacinti? È un mio amico, un mio amico. E che c'entra? Vieni, vieni, ti spiegherà lui. Vieni. L'avvocato Giacinti, la signorina Serrati, mia fidanzata. Gianni, suo fratello. Prego. Se non vi dispiace, entriamo subito in argomento. Anch'io sono stato giovane e posso comprendere un'ora di smarrimento. Però, data l'amicizia che mi lega al signor Berti, ho il dovere di evitare che il fatto spiacevole si ripercuota troppo profondamente sui suoi interessi.
La ditta dalla quale dipende il signor Serrati ormai non può più mirare che ad un solo scopo: riprendere il suo denaro, mentre noi ne abbiamo un altro altrettanto preciso: evitare l'arresto. Siamo d'accordo? Non vi pare? Non solo questo, signor avvocato. Io desidero anche evitare lo scandalo. E voglio soprattutto che non resti in ombre sul nome di mio fratello. No, non sottilizziamo, signorina. Il mio ragionamento è molto chiaro. Io dico che se c'è la denuncia, la ditta non prende un soldo. Ora, fra perdere tutto o perdere in parte, io credo che quei signori propenderanno per questa seconda ipotesi. Ma... Aspetta, ascolta, Anna. Il signor Berti ha dato prova di molta generosità. Però non può rovinarsi, non sarebbe giusto. Ecco perché ha sollecitato il mio intervento. Egli è disposto a versare 20, 30, 35 mila lire. Esatto. Più di un terzo della cifra in questione. Io andrò dai dirigenti della ditta e dirò loro che si tratta di prendere o di lasciare. E sono sicuro, sicurissimo, che tutto andrà a posto. Ed è per questo che mi hai fatto venire qui. Eh già, per trovare una via d'uscita, una soluzione. Ma ieri non eravamo rimasti d'accordo? Ma sì, ma poi il signor Berti è ritornato un pochino sulle sue decisioni. Avvocato, Ruggero, io lo capisco. Ma per cancellare quello che è accaduto bisogna pagare tutto. Ma, cara signorina, bisogna pur mettersi anche nei panni di chi paga. Certo, credo bene. Avete ragione. Anna, ma che fai? Devi pur convenire. Ti prego, ascoltami. Aspettate. Lasciamoli un momento solo. Scusa, ma cosa c'è di strano in tutto quello che ha detto Giacinti? Io lo faccio anche per te. Ma ieri hai promesso. Non è la stessa cosa se l'avvocato riesce a conciliare? No, non è la stessa cosa. Io voglio che Gianni possa andare a fronte alta. Ma sì, sì, andrà a fronte alta. Ma allora, perché adesso cambi le cose? Ma io non cambio niente. Io cerco di agire con più prudenza. E mi dispiace dirtelo, ma dopo tutto, quale dovere ho io? Quando si è in certe condizioni non si ha nemmeno il diritto di discutere tanto. Ah, è così? Eh sì, mi ci tiri per i capelli. Va bene, non discutiamo più. Allora do a Giacinti queste 35 mila lire. No, non può fare più niente. Gianni! Che c'è? Andiamo. Perché? Andiamo, ti dico. Anna, ascoltami. Anna, te ne vai così? Non hai nulla da dirmi? Sì, ho da dirti che ti ringrazio per avermi aperto gli occhi. Ed io, stupida, che sacrificavo la mia vita, la mia felicità ad un essere come te. Ma Anna! Anna! Date retta alla mia esperienza. Tornerà. Anna, sei tu? Sì, ciao zia. Vieni un momento qua. Che vuoi? C'è un regalo per te. Guarda. Ti ha mandato un certo... Belmonte. Belmonte? Sarà dal monte? Sì, dal monte. Chi è? È il mio direttore. Il tuo direttore? E manda dei fiori a Anna? Dunque, lo conosci anche tu? Sì. E perché ti manda dei fiori? Non so... E non leggi nemmeno il biglietto? Lasciami, zia. Non mi dire nulla. Ma è successo qualche cosa? Aspetta un momento. Anna, non fare così. Io sono caduto talmente in basso che forse non ho nemmeno il diritto di parlare. Ma appunto per questo posso dire qualunque cosa. Sì. E voglio dirti che sono contento che Ruggero abbia fatto quello che ha fatto. Cosa dici? Contento. Contento, ecco. E devi esserlo anche tu. Io? Sì. Non aver paura di guardare in faccia la verità. Tu ami Andrea. E ti sentivi tanto più legata a Ruggero perché lui ti aveva promesso... No, perché era la sua fidanzata. Ma adesso non lo sei più. Sei libera. Libera di essere felice. Perché mi dici questo? Non capisci che è assurdo? Assurdo? Sì, assurdo, assurdo.
È tutto un inganno che è già durato troppo. Ma no, confesserai, confesseremo. Del resto tu non hai fatto niente perché le cose andassero così. Perché vorresti soffrire? Ti sei tanto preoccupata della mia vita. Permettimi di occuparmi un momento della tua. Vuoi? Sei d'accordo? Oh, Gianni, sarebbe troppo bello. Ma dipende solo da te. Adesso vado in ufficio. Vedrò certamente dal monte. Se mi domandasse qualche cosa... Non so. Non so. Ragazzi, cosa avete? Cosa sono questi conciliaboli? E tu? Perché piangi? Gli dico di telefonare. No. Digli che venga qui. Che voglio presentarlo alla zia. Oh. Brava. Ma chi mi vuoi presentare? Oh, zia. Sono tanto felice. Come vedi, Andrea, la cosa è stata molto semplice. Meno la mia coscienza, tutto è a posto. L'ho fatto proprio per te. Grazie, Dalli. Sì, però non riesco a capire... Un giorno ti spiegherò tante cose e capirai tutto chiaramente. Per ora contentati di sapere che ho voluto evitare a Serrati un tracollo che gli sarebbe stato fatale perché non gli avrebbe consentito di rialzarsi mai più. Ti confesso che quando mi hai detto che con Ruggero era tutto finito, ho pensato che si trattasse di uno dei soliti bisticci. No, zia. Ora capisco che a Ruggero non ho mai voluto veramente bene. Sì, sì, può essere. Però avreste potuto agire con più calma. Mi meraviglio anche del tuo ingegnere, ti dico la verità. Ma Andrea non sa ancora che io ero fidanzata. No, avresti dovuto dirglielo. Ho fatto male, lo so, ma ora gli dirò tutto. È così grande, così nobile, che capirà. E capire vuol dire già perdonare. Non è vero, zia? No. Anna? Anna! Buongiorno. Buongiorno, Dal Monte. Venite, venite, la zia desidera tanto conoscervi. Non vi nascondo che questa cerimonia mi intimidisce un po'. Zia, questo è Andrea. Signor Dal Monte. T'ho detto Andrea. Signor Andrea. Oh no, Andrea. Andrea, sono molto felice di conoscervi. Signora. Zia Bianca. Zia Bianca. Io veramente sono un po' troppo vecchio per vostra nipote. Forse non la merito. Ma cercheremo di essere felici. Questo lo dirà l'avvenire. Comunque, qualunque sia la riuscita che farà vostra moglie, una cosa è certa. È che avrete una zia eccellente. Vogliamo prendere il tè? O preferite che prima vi faccia vedere il posto dove passo le mie giornate, Andrea? Volentieri. Venite, allora. Mi piace. I miei libri, il tavolo da lavoro, il pianoforte. Non abbiate paura, come tutte le signorine da marito l'ho studiato anch'io. Ma appena sposata me ne dimenticherò. Ma no, perché? A me piace la musica. Laggiù purtroppo mi dovevo accontentare di un misero e sfiatato grammofono. Oh. Anna, il tè è pronto. Andiamo dalla zia. Sì. Accomodatevi, prego. Gianni, non dici nulla? Non ci dai nemmeno un salutino ufficiale? Io vorrei dire tante cose, ma... sono tanto contento, Anna. Ah, che bel discorso. E tu, zia? Io? Io sono sicura che Andrea sarà un ottimo marito e tu una buonissima moglie. Però fatela rigare dritto, eh? Allora anch'io dovrei dire due paroline adesso. Eccole. Quando ci sposiamo, Anna? Credo che 3 mesi siano il tempo massimo e 3 settimane l'irriducibile minimo. Non correte tanto, Andrea. Prima di decidere su questo punto dobbiamo fare un discorso a 4 occhi. Sono a vostra completa disposizione. È una confessione che vi debbo. Nulla di grave, spero. No, nulla di irreparabile. Aspetti qualcuno, tu? No, cara, nessuno. Ma insomma, è un assurdo qui. Tutti occupati, ma io passo lo stesso. Scusate, io ho avuto degli ordini. Non ti preoccupare. Scusate, disturbo forse? Abbiamo una visita, caro Ruggero. Vuoi andare un momento di là con Gianni? Mi dispiace. Vorrei parlare con Anna. Si tratta di cose urgenti. Non credo che ci possano essere delle cose urgenti tra noi. Sì, Anna. Si tratta di quell'affare che mi hai chiesto stamane. Allora io vedo che sono di troppo.
Permettete? Ruggero Berti. Sono il fidanzato di Anna. Che cosa siete? Il fidanzato della signorina Anna. Ma Anna, è uno scherzo. Andrea, bisogna che vi spieghi. Che cosa sei venuto a fare? Anna ti ha detto di non mettere più piede in questa casa. Taci. Lascia che parli questo signore. Lascia che dica tutto. Scusate, ma voi chi siete? Sono l'ingegnere Andrea Dalmonte. Anch'io sarei fidanzato della signorina. Fidanzato? Sì. L'ingegnere Dalmonte della ditta dove è impiegato Gianni? Sì. L'ingegnere Dalmonte. Adesso capisco. Siete voi la persona che si sarebbe interessata al caso di questo signorino? Basta. Ruggero, ti prego. Lasciatelo dire. Credo sia necessaria una piccola spiegazione. Ma certamente. Permettete che io passi un momento di là col signore. Scusate. Vedi? Se avevo ragione io a dirti che hai agito come una bambina. E quando è che la signorina vi chiese questo denaro? Una settimana fa. Da quanto tempo siete il suo fidanzato? È più di un anno. Volete sapere altro? No. E voi? A me basta sapere che Anna vi sposava soltanto per salvare suo fratello. Vogliate perdonare, signore. Sono dolentissimo di questa scena così inopportuna. Ma io non ne ho nessuna colpa. Voi domattina venite nel mio ufficio e conducete anche vostra sorella. Ho ancora qualche cosa da dire a tutte e due. Senti, Anna, io... No, Ruggero, basta. Vattene. Addio. Aspetto il signor Serrati, appena viene fatelo passare da me. Ma il signor Serrati è in ufficio da un pezzo. Aspetta che lo riceviate, è con sua sorella. La signorina... E allora dite loro di venire subito. Permesso? Avanti. Dopo quello che è successo ieri, forse sarebbe stato assai meglio e meno penoso per tutti non incontrarci più, ma non ho potuto evitarlo. Andrea, anch'io devo parlarvi. Non ho potuto fare a meno di questa, come dire, spiegazione. L'importante per voi è che sappiate che i registri sono stati messi in ordine, che il denaro è stato pagato. Però lasciate che vi dica che il vostro furto non è nulla in confronto alla bassezza di mandare da me vostra sorella per adescarmi. Ma... No, lui non sapeva. E aggiungo che mi congratulo, il vostro piano è riuscito alla perfezione. Potete esserne ben contento, ma siete un bugiardo e un vile. Ingegnere! Bugiardo perché avete mentito sin dal mio ritorno. Vile perché avete trafficato sopra l'indifferenza di vostra sorella in materia di onore e di pudore. Andatevene! Dite di me quello che volete, ma non vi permettete... No, basta, non fate l'eroe. Qualche parola dura è il meno che possiate aspettarvi. Io sono un ladro, lo so. Chiamatemi ladro, ma mia sorella... Vostra sorella è stata la vostra complice. E voi credete che io accetterò i vostri denari? Oh, non lo credo, ne sono sicurissimo. No, io andrò da De Marchis e mi denunzierò. Voi non siete tipi da farlo. No, ma io solo sono il colpevole. Io solo. Vostra sorella si difenderà per suo conto. Uscite! Vai, Gianni. Thank you.
Voi volete molto bene a vostro fratello. Lo so e non voglio dimenticarlo. Ma adesso rispondetemi. Siete venuta a Cervinia sapendo che io ero là? Sì. E avevate l'intenzione prestabilita di farmi innamorare? No. Volevo semplicemente parlarvi. In quel tempo eravate fidanzata col signor Berti? Sì. E che cosa pensavate di fare quando io avessi sistemato la faccenda? Di liberarvi di me e poi di sposare lui? No, non è così. Non dite questo. Non mi avete già umiliato abbastanza. So che tutto questo l'avete fatto per amore verso vostro fratello. Vi scongiuro, lasciatemi spiegare. È inutile. Io avevo posto tutta la mia fiducia in voi e invece mi avete ingannato. Ormai non potrei più essere giusto. E tuttavia, so io quanto mi siete stata cara. Io vi amo. Non lo dite. Esiste un altro che avete dovuto amare veramente. Per me potreste avere solo della riconoscenza. Ma ricordatevi ciò che vi dico. Ci sono cose che le donne non devono fare nemmeno per salvare l'onore del proprio fratello. Scusate, l'ingegnere De Marchis vi desidera. Vengo subito. Ritornando di qua, desidererei non trovarvi. Mandatemi anche Valli. Cercatelo. Avanti. Dal Monte, vi siete preso una libertà infernale. Questa è la parola esatta. E non la ritiro. Avete saputo? Già, ma perché me l'ha detto lui? In questo ufficio accadono cose incredibili. Ma questa volta darò una lezione tale. Andate via, aspettate il vostro ufficio. Voi mi avete detto delle parole dure. Avete ragione. È giusto che io sconti il male che ho fatto. Ma mia sorella non è colpevole. Andate. Andate. Se la caverà con 10 anni di galera, potrà ancora ringraziare il cielo. E voi fate il paladino dei ladri, eh? No, De Marchis. Io sono soltanto intervenuto in questo perché... Perché siete uno sciocco. E anche signor Valli. Adesso mi sentirà. Ah, bene. Giungete a proposito. Dite un po'. Da quando in qua io non sono più il direttore generale dell'azienda? Non capisco. Serrati è venuto a denunciarsi al signor De Marchis. E ha raccontato tutto. Quando? Ora. Ma è mai possibile? Voi scoprite che un impiegato della mia ditta mi deruba e invece di avvertirmene... Valli avrebbe voluto farlo, ma sono stato io che l'ho pregato. Ma la ragione almeno. Ci deve essere una ragione per buttar via così 120 biglietti da 1000. Già. Infatti. C'era la ragione. Ma non è il caso di parlarne. Voglio pregarvi soltanto di una cosa, De Marchis. Di non denunciare quel disgraziato. Oh, no. Io lo dovrei tenere ancora per far piacere a voi. A me? No, per dargli modo di riscattarsi. Poteva tacere. Tutto era stato sistemato. E invece ha preferito confessare, costituirsi. Pensateci bene. Io non sono un apostolo. Per me è un ladro. Ebbene, vi dico una cosa sola, De Marchis.
rinunciate a denunciare quel ragazzo e io partirò per il Congo immediatamente. Altrimenti io lascio la ditta. Benone, anche il ricatto, eh? No, De Marchis. Nessun ricatto. Non è che una semplice preghiera. E sareste disposto a partire? A non prendere più moglie? Sì, perché è accaduto qualche cosa che ha mutato completamente i miei progetti. Ma torniamo a Serrati. Vi interessa o no che io parta? Oh, beh, questo è troppo. E vi siete messi in due per giocarmi questo bel tiro. In due. E va bene. Ma che Serrati vada via immediatamente, eh? E che non si faccia più vedere. In quanto alle 120.000 lire, pagherà la ditta. Ma no, signor De Marchis, questo devo farlo io. Silenzio! Sono io qui il padrone. Allora voi? Io parto subito. Datemi solo il tempo di preparare i bagagli. Andrea! Voi? Sì, Andrea. Cosa volete? Voglio che mi ascoltiate. È inutile. Per quanto facciate, non riuscirete mai a mutare quello che è accaduto. Lo so, e non mi illudo. Però non voglio che mi disprezziate. Io vi raggiunsi a Cervinia all'insaputa di tutti, volevo che mi aiutaste a salvare mio fratello. Poi... non ho osato parlarvi. E poi voi mi diceste di amarmi e non volevo approfittare del vostro amore. Ma non è questo che conta. Voi avete voluto ingannarmi. Mi sono innamorata anch'io. E non dovevo innamorarmi. Avete taciuto d'essere fidanzata. Dio sa se vorrei credere. Ma tutto è contro di voi. Tutto. Addio. Ma non potete perdonarmi. Vi auguro di essere felice. Oh, sono stata pazza. Pazza. Ho osato giocare con l'amore di un uomo come voi. Vi assicuro che mi disprezzo più di quanto voi mi disprezziate. No. Addio e grazie. Grazie di questo no. Addio. Le valigie sono a posto. Grazie. Ah, scusate. Prego. Stai comoda così? Ci vogliamo ancora bene come quando ci siamo sposati. Non è vero, cara? Alessandria, Genova. Andrea. Anna. Anna, se io ti dico, vuoi venire con me? Vuoi rinunciare a tutto? Ti posso offrire soltanto una piccola casa. Una casa sul fiume, in un paese lontano, selvaggio, molto pericoloso. Che rispondi? Con te. Sì, Anna, con me, sempre.